E siamo qua con il nostro Pier. Come va, Pier? Tutto bene, Tutto a posto? grazie per la disponibilità e per lo spazio Il minimo. che mi concedi. Grazie a te per essere venuto. Come sta andando? Com'è la situazione là con tutto il discorso i timori del Covid. lockdown, esatto? I timori, esatto, il timore è la cosa più brutta per quanto mi riguarda perché l'incertezza, il timore e l'incertezza sono correlati, no? E sono quelli che un po' più ti frenano. Per esempio, per quanto mi riguarda, ho il problema del trasferimento per motivi di studio. E questa cosa un po' mi frena perché non so se mi chiuderanno le palestre, non so se mi chiuderanno i confini regionali, non so se mi chiuderanno tutto. Per cui è ancora da vedere. Mo' È in un settimana si casino. dovrebbero aprire le palestre. Ma tu là sei organizzato per come un home gym o qualcosa un po' per. Io ho un bilanciere e dei dischi con cui faccio tutto, però non ti nascondo che mi piacerebbe un sacco prendermi ho già puntato qualche macchinuccio che mi piacerebbe avere in garage, ho C'è la costruzione in garage per cui... la lever gym della Power Tech, che ad esempio. solo perché la usa Kai Green quella, solo per questo. Cazzo, ci si allena benissimo, è contentissimo quando ci sta sopra. Sì. No, no, è fantastico, fantastico. Vabbè, dai, Le incrociamo le leve a dita. vederle sembrano belle, le leve a vederle sembrano funzionali. Guarda, io l'ho provata un periodo che ce l'avevo per l'home gym e mi sono trovato molto molto bene. C'è un bel macchinario, molto fluido il movimento, fatto bene. Veramente. Infatti, al vederlo sembra bene, anche se ci metti sopra Kai Green, sembra Esatto. allenarci bene, per cui meglio Vediamo, speriamo di non io. dover arrivare a tanto, dai. Speriamo di poter contare sulle Da provarci, palestre. vediamo. Bene, bene. Allora, Pier, sono stati tutti contenti di vederti perché era una cosa un po' inaspettata. Perché loro pensavano, cioè, tutti un po' pensavano con questi podcast che io andassi a prendere un po' sempre i big name, no? I più importanti d'Italia, Sì. End quelli con più follower, eccetera. Invece, io ho voluto proprio partire con quelli che. of dogs. Credevo dessero, no, più che altro chi potesse parlare e darci un po' di terra-terra, no? Qualcosa di concreto, un po' una conversazione un po' più raw. Quindi sono stati in realtà molto molto contenti, che è una cosa che mi ha fatto piacere, perché comunque anche al di là del discorso visibilità, follower, sponsor, eccetera, la gente ti conosce e ti apprezza, quindi da questo punto di vista è in linea con un po' anche la mia idea. Per cui. Per chi non ti conoscesse, però, magari se ti presenti ci dai un background un po' di quello che hai combinato. Di quello che ho combinato. Ho iniziato a fare danni a 16 anni, ero un ragazzo normalissimo. Quindi, dopo un incidente che ho avuto nel 2011, a 14 anni, abbastanza brutto. Poi sono entrato in palestra solo per avere la tartaruga. Ho iniziato a vedere risultati anche se mangiassi, lo dico sempre, pollo e merendine. Perché quando cioè, facevo scariche micidiali, mangiavo solo pollo per 2 o 3 giorni, poi impazzivo e mangiavo merendine. Però Fantastico. comunque iniziavo ad avere risultati, e la gente mi guardava e diceva wow. Quali Ho iniziato merendine a fare mangiavi, gare. Pier? Quali merendine mangiavi? Perché poi me lo chiederanno sicuramente. Dai, quali sono le Non merendine? mi ricordo come si chiama. Vabbè, comunque. Non sono più Mulino bianco commerci. sempre, la marca Ok, preferita era un mulino bianco, vai. Vai, niente quindi. da lista. Niente, ho iniziato ad avere i primi risultati, ho visto che la cosa mi ridava, ovviamente ci mettevo del mio 3 volte alla settimana, le canoniche per i new buy, e niente, mi piaceva, staccavo da tutto ogni volta che entravo in palestra, per cui entravo nella mia dimensione, nella mia dimensione, e iniziavo a meditare. In allenamento, quello che poi è evoluto in una specie di sorta di 2 ore di meditazione, che sono l'allenamento per me adesso. Niente, 18 anni la prima gara, e poi a 18 anni ho iniziato i miei 5 anni di agonismo che si sono conclusi, 5-6 anni di agonismo che si sono conclusi l'anno scorso. Quante gare hai fatto? Una, due, tre, quattro, cinque, una decina circa. Non tante, non Vabbè, tante. comunque Una bel media di background. due all'anno.
Perfetto. E ascolta un pochetto della tua carriera agonistica, un po' che cosa hai esplorato a livello di federazioni, che risultati hai avuto anche. Che risultati ha avuto? Iniziato bene e poi si è conclusa meno bene, perché ho iniziato vincendo e poi ho concluso senza vincere, concluso per adesso senza vincere. Le prime due gare le ricordo con piacere, i giorni di gara ricordo con piacere, ma anche la preparazione, perché alla fine è sempre la prima esperienza, quella che non si scorda mai. No? Con tutti gli sbagli che adesso mi viene in mente una volta che ho bingiato male con l'uvetta secca del muesli, Ok, proprio quello, cioè senza se sapere quello che stavo facendo, mi andavi a viene in prendere mente. soltanto l'uvetta, che è la parte che Esatto. tutti scartano, io detesto. No, se c'hai fame, amico, Ah, vabbè, se questo sei proprio amici. assolutamente, assolutamente. Io facevo pensieri, l'ultima preparazione facevo pensieri strani pure sul dentifricio. Ma Lo guardavo. secondo te quante calorie? Chissà. Comunque, ti dicevo, ho perso il filo. Vabbè, comunque, prima preparazione, mi sono piaciuti, le ho fatte in casa, FIBBM, la federazione mi pare si chiamasse. E per il resto, niente. Sono rimasto nelle federazioni natural, che comunque dovevano essere, sono natural. FIBBM, poi ho fatto una a Cosenza, la UABA, in quegli anni, ma per consiglio di chi mi preparava allora, Corsini, Marcello, magari qualcuno lo conosce, e magari colgo anche l'occasione per salutarlo, una delle persone più squisite che ho incontrato nell'ambiente del bodybuilding, il che è raro, trovare una brava Assolutamente. persona, una persona di cuore in questo ambiente. Poi diciamo che sono rimasto nella NBFI, dove tra l'altro sono l'atleta che ha registrato il massimo peso in NBFI, credo, sì. Quanto sei arrivato? 100 kg spaccati, però diciamo che la preparazione del 2017 è stata quella, però ho avuto là un sacco di problemi in un giorno di gara, giorni di gara, tra ansia e cazzi e mazzi, Quanto sei peccato. alto, Pier? 180 scarsi, Ok. 178, Beh, mazza, 179. 100 kg su 180, bello. Ci sta. Ottimo, ottimo, ottimo. Carino. E dici Poi per per il resto niente, l'ultima preparazione l'ho fatta, ho gareggiato nelle due torri, e la Federazione Bodybuilding Cup, era, sì. Abruzzo Bodybuilding Cup. Prima Perfetto. e due torri una settimana dopo. Perfetto. La prima, l'Abruzzo Bodybuilding Cup, ero bello davanti. La seconda, dove avevo ricaricato forse anche troppo, avevo problemi con i liquidi. A due torri ero bello dietro invece. Ero un po' più spento, più caricato. Quando mi giravo si vedeva qualcosa in più, per cui c'erano più Perfetto. dettagli da apprezzare. E senti, ascolta, com'è cambiato il tuo... A parte in tutte le gare sei stato sempre seguito o hai fatto qualcosa da solo? No, sono stato sempre seguito, ma credo che mi farò sempre seguire o comunque dare un occhio da qualcuno, perché nonostante tutto credo che sia fondamentale avere un preparatore in tempo di gara, Sì, assolutamente. almeno nel periodo prima, anche subito poco prima della gara. Ho già adocchiato, ho già in mente da chi mi piacerebbe farmi seguire, è solo lui, per cui finché non va in porto la cosa. Rimango da solo, faccio i miei esperimenti e rimango così. Perfetto. E Ma com'è... non credo quindi di gareggiare senza l'aiuto di un'occhio esterna, ecco. Però hai proprio puntato il preparatore, stai aspettando Sì, diciamo di l'ok? sì. Sto aspettando, sì. Beh, la Che sua si. disponibilità. Sia la sua disponibilità. Sì, principalmente quella. Bene, bene. Beh, diciamo che sei un bell'atleta da avere nella propria scuderia, e quindi credo che la cosa comunque alla fine andrà in porto Ma ce sicuramente. n'è di atleti belli da vedere. Ce n'è già, non è Bene, quello bene. il Ah, problema. poi dopo quando chiudiamo la diretta me lo dici.
Bene, bene, no, sono contento, quindi per ora aspetti questa collaborazione per poterti poi rigettare nel discorso di Contest Prep. Esatto, ma in realtà non è stato un caso il fatto che non abbia gareggiato quest'anno, era già in programma non gareggiare dopo il Due Torri dell'anno scorso. L'unica cosa è che non pensavo di fare tutto sto casino, cioè di fare Covid, eccetera. No, C'ha un scherzo. È po' successo un distrutto macello, tutto. proprio per fortuna nel momento in cui io ho deciso di smettere di gareggiare. Esatto. Volevo prendere 2 anni, 2 o 3, quelli che necessari per finire gli studi, per sistemarmi, Perfetto. trovare una Che stai persona. facendo come conclusione di studi? Io mi sono laureato in biologia della nutrizione e sto iniziando, ho iniziato la specialistica all'Università di Pisa, Scienze della Nutrizione Stai facendo tutto telematico adesso? Umana. Per il momento sì, come ti dicevo all'inizio, sto iniziando a chiedere per quanto riguarda la disponibilità, le dinamiche all'interno del polo universitario per sapere se almeno il secondo semestre sarà in presenza le lezioni oppure no. Per ora credo che si navighi a vista, un po' un'incognita. Ma infatti non sanno niente neanche loro perché tipo usciranno dei PCM dall'oggi al domani. Stiamo a Uno deve vedere. essere lungimirante di su un attimo e capire che cazzo vuole fare. Senti, ascolta, il tuo approccio nei confronti cioè i tuoi approcci pre-competizione e tutto il resto, che magari hai sperimentato e tutto, perché hai detto che all'inizio hai bei ricordi delle prime gare, e poi, da quanto ho capito, c'è stato qualcosa No, che poi. non ho brutti ricordi delle gare, non ho una brutta concezione delle gare. È che soprattutto con l'ultima preparazione mi sono reso conto, ho imparato, come è giusto che sia, uno più sbaglia più impara, si presuppone. Ho imparato che gareggiare sì, arrivare al next level sì, tutto quello che vuoi, ma a determinate condizioni. Ci sono dei limiti da non valicare, capito? Che non riguarda il tipo di preparazione, riguarda il tipo di cose che sacrifichi per la gara, quindi il peso, diciamo, della Ma dici a preparazione. livello di contesto sociale, di Non vita e tanto tutto. sociale quanto, ma neanche sì, salutistico sì, in primis, però ti parlo per quanto riguarda. Sì, se lo vogliamo chiamare a livello sociale, sì, di base il minimo ci deve rimanere, per quanto riguarda comunque, te la faccio semplice, a livello economico c'è bisogno di una determinata stabilità, Certo. tranquillità, che si riflette anche poi sulla tua forma, se sei particolarmente suscettibile a stress, cortisolo, eccetera. Quindi a livello stabilità economica, stabilità sociale. E influiscono in maniera preponderante. E poi ci sono sì, dei limiti anche fisici da non oltrepassare. Cioè, una volta sono andato a dormire, non mi vergogno di dirlo perché ero talmente tanto concentrato sull'obiettivo e volenteroso nel raggiungere l'obiettivo che alla fine l'ho fatto e l'ho fatto. Ci sta, cioè, sono andato a dormire con le scarpe perché non avevo la forza di slacciarmi. Tenute fuori i piedi dal letto. Ci sta che una persona voglia raggiungere il suo obiettivo tanto così, però Guarda, non è adesso, al momento. la preparazione a una gara è un'esperienza a sé stante, come ci sono tante esperienze nella È vita. sicuramente soggettiva la preparazione di una gara, però ci sono. E soprattutto è soggettiva, ma è un concetto che deve evolvere la preparazione alla gara, come evolve l'atleta, evolve anche tutto il resto. Tendi ad escludere le persone quando sei in preparazione? Perché Ma allora, te lo spiego. quello di base, sono molto Andiamo super serenissimo. d'accordo. Pure io sono molto. Infatti, mi sono reso proprio conto che non c'entrava un cazzo la preparazione. Io pensavo che fosse la preparazione, invece no. E invece no. Sei anche peggio fuori dalla preparazione. No, peggio no. Peggio no. No, allora, te lo dico perché, ad esempio,
La cosa che vedo essere molto comune, che io ho, ad esempio, è quello di quando sono in preparazione, ho la mia bolla, divento su tante cose poco flessibile, nel senso che inizio ad avere un atteggiamento rutinario, un atteggiamento di cose che devo fare, anche un planning di tutto quello che devo fare. Infatti, in preparazione tendo ad essere molto più produttivo su tantissime cose, cioè i contenuti che faccio, le cose che porto, il lavoro, eccetera. È tutto molto più produttivo perché sono settato, ok? Entro una modalità guerriera. E questo tendenzialmente tendo un po' ad escludere tutto quello che è fuori dalla mia bolla. La mia fortuna è che nella mia concezione, ad esempio, Giorgia è all'interno della mia bolla, cioè quindi io non riesco a fare un pasto senza Giorgia, cioè ho bisogno sempre di mangiare con lei e tutto il resto, quindi meno male non mi escludo del tutto, però ad esempio anche inizio a ritagliarmi degli spazi che mi servono a me per stare a pensare e trovare un po' quel mindset giusto per portare avanti, quindi la mattina sveglia presto, camminata e faccio i passi, faccio il cardio, eccetera, ho bisogno di stare da solo. Ho bisogno di stare con me stesso. E vedo che in preparazione questi momenti li ricerco tantissimo. Quello secondo me fa parte comunque rientra nello spettro autistico di cui il culturista deve essere di base ammalato. Cioè, Assolutamente. se vuoi fare il culturista ci sono poche cose che devi sapere, che devi fare con costanza, ti devi allenare, devi andarci di mento, non sempre, perché no, già qua vedo onde di sostenitori del buffer che sgranano gli occhi. Ti devi allenare forte, diciamo così, e devi mangiare sempre, non dico le stesse cose, però devi avere la tua routine in questi 2 anni, allenamento e dieta. Ognuno si trova i suoi equilibri, ognuno ha i suoi equilibri, ognuno vede i suoi equilibri evolvere in una determinata maniera, però sempre all'interno dello spettro autistico si rimane, capito? Quello è alla fine, per quanto poi poco si possa dire che sia così, ma può essere molto introspettivo come sport, come stile di vita il bodybuilding. Non è solo muscoli, cioè per me è iniziato sono entrato in palestra per avere la tartaruga a 16 anni, adesso tutto si parla tranne che di muscoli. La palestra, poi soprattutto a me, mi ha salvato da determinate situazioni in cui avevo problemi di salute, tra collo, gamba, veramente mi ha salvato. Rinchiudermi in quella sala pesi dove ci trovi dei pezzi di ghisa che devono solo pesare, è una cosa stupidissima, banale, quei pezzi di ghisa che tu devi spostare a destra e a sinistra, però può essere di grande aiuto con la giusta capacità introspettiva di chi sposta i pesi a destra e a sinistra. E niente, sempre di quello spettro di secondo si parla. E nelle ultime preparazioni, quindi diciamo che è un po' premuto troppo l'acceleratore rispetto a quello che, cioè, il gioco non valeva la candela alla fine, col senno di poi. Ma credo che nessuno, non voglio fare il Dorian Yates della situazione, però credo che nessuno l'abbia spinto, almeno per le medesime contribuzioni alle quali ho gareggiato io, abbia spinto così tanto l'acceleratore. Poi magari può essere pure di sì, assolutamente. Ascolta, per andare un po' nel dettaglio, per spinto intendi livello calorico basso, mole di cardio, di lavoro, tutto quanto? Le scariche peggiori che ho fatto sono state 2000 calorie. Ovviamente le condizioni e le variabili erano diverse, per cui 2000 calorie si sentivano molto di più. Io a 2000 calorie non mi alzavo dal letto. Le variabili appunto erano diverse. E adesso sto a 2000 calorie in breve, quasi. Ti dico che ho spinto abbastanza l'acceleratore per tutte le sensazioni che provavo, per tutte le volte che mi sono ritrovato a dire no, no, in che cosa mi sono messo, cosa ho fatto, che è qualcosa che ho avuto durante tutte le preparazioni, però nell'ultima in particolare. Ho capito.
Senti, 2000 calorie per avere un quadro, quanto ti allenavi, quanto cardio facevi, perlomeno nelle ultime un po', se l'approccio è rimasto poi più o meno quello. Ma il bello sai qual è? Comunque ti dico, il bello sai qual è? Ero io a spingere l'acceleratore, ero io a vedermi, a guardarmi allo specchio e dire non sono ancora dove voglio, faccio più cardio, mi alleno di più, entravo in palestra con la paura dei pesi, ero talmente stanco e infatti quello credo che mi abbia penalizzato sotto, dal punto di vista dei volumi, Certo. potevo portare qualcosa in più. Per quanto sul palco, perché poi magari sotto il palco stavo bene. Comunque, mi allenavo ABC, ABC, rest, ABC, ABC, rest, ABC, ABC. Quindi niente doppi allenamenti, niente sessione di cardio. Io per fortuna abito in zona di campagna, per cui ho la possibilità e ho la fortuna di avere una stradina poco frequentata, poco viaggiata, proprio vicino a casa, per cui cardio potevo farne quanto ne volevo. Diciamo che mi tenevo intorno ai 10.000 passi, ma veramente morivo, morivo veramente. Comunque niente di, cioè nel senso, alla fine Niente quello di che assurdo, niente di quello assurdo, che sono probabilmente, numeri normalissimi, beh, però appunto. il discorso che anche dovrebbe portare a riflettere è quello che dico sempre, senza, perché magari molte persone stanno a fare i calcoli con i numeri, oddio, ma com'è che lui sta strappato a 2000 calorie con solo 10.000 passi al giorno, eccetera. Il discorso è proprio la soggettività che gioca un ruolo importante, il contesto metabolico, il contesto generale in cui in quel momento la persona sta, perché mi dici che adesso, per esempio, stai quasi a 2000 calorie, quindi ovviamente Esatto, ma non a parità di variabili, di condizioni, esatto, per cui va sempre esatto. contestualizzato quello che ti dice o quello che si legge spesso nei clickbait su YouTube o da qualsiasi parte ti arriva una notizia che ti sembra wow, va sempre Esatto, contestualizzata. Quanti carbo mangi? Mangio 600 grammi netti di carboidrati, nei coglioni, però mi alleno 3 volte e faccio 20.000 passi al giorno, 25. esatto. Ah, allora ecco perché te ne mangi 600 Esatto. Bravissimo. netti. Che queste sono le metodologie poi che c'era stato il boom ad esempio del natural peaking e c'erano molti atleti che vedevo, poi non so nel dettaglio di Christian Analisa e tutto, però molti atleti che dicono io faccio natural peaking, sto in cut, sto a 700 grammi di carbo, dico ah bene, che cosa fai? Allora mi alleno 3 ore al giorno, poi faccio 20.000 passi, poi faccio il cardio la mattina e il cardio la sera sullo Stairmaster, che non contano nei passi, Master poi tra l'altro. che non contano nei passi, no? Dico, grazie, perfetto, spiegato, no? È magia. È magia, Allora, esatto. il natural peaking, l'unica cosa che mi viene da dire è magari i grassi li terrei un po' più alti. Per quanto riguarda la Vero. fine risultati, un ragazzo preparato da loro mi ha battuto, un ragazzo che ha avuto 40 anni, credo, oddio, non mi pare, non vorrei dire una stronzata, ma lungi da me voler Guarda che offendere. quando arrivi a una certa età, in gara sembri più vecchio. Fino a una certa età in gara sembri più Le giovane. persone più grandi hanno una qualità diversa comunque. Questo è vero, questo Hanno una assolutamente. qualità diversa, io credo che sia la media calorica che hanno tenuto lungo tutta la vita che li va a E quello probabilmente schiacciare quel dettaglio, quella pelle è. attaccata. Cioè, non Bravo. so se tu mi hai mai fatto caso, ma il nonnetto di 90 anni, di 80 anni, che magari è stato agricoltore, cioè i polpacci squartati, quello non sa manco che sono i polpacci, non li ha mai allenati. Cioè, i Assolutamente. femorali con la pelle attaccata, con questo vedi, piccola recuperazione No, no, ma è per vero, infatti è il discorso che per gli molte episodi in cui. persone, anche la condizione che devi ottenere sul palco, soprattutto se sono le prime gare, non devi cercare di forzarla troppo, perché molto spesso quel condizionamento che vuoi, quel dettaglio in più, arriva con il tempo. La condizione è lavoro e costanza, è dieta e costanza. Dieta e costanza, sì. Comunque, ti dicevo, per quanto riguarda quel ragazzo che mi ha battuto, poi tra l'altro, ci siamo complimentati a vicenda poi sotto il palco, però mi rimase impresso il fatto che lui, a parte, mi pare, avesse un box di CrossFit, ce Ok. l'avesse proprio. Lui si allenava così, lui sa, non, mi pare di ricordare che mi disse, cioè mi pare di ricordare bene, che mi disse, io mi alleno facendo CrossFit, Sì. faccio quello, alto impatto metabolico,
Sì, che giustificava l'introito glucidico così elevato. Ovviamente i muscoli non erano quelli che uno si aspetta, perlomeno che io mi aspetto da un culturista. Però i canoni della federazione erano quelli e lui, diciamo che si è adeguato. Io, ecco, non mi sono mai adeguato a nessun canone. Certo. È una cosa della quale vado quasi fiero. Ho sempre fatto il mio bodybuilding, non sono mai sceso a. Non ho mai fatto contrappassi. Guarda, la cosa del natural picking è che anche là le persone non ci pensano su questa, è una strategia di picking, quindi non è una strategia per costruire il culturista, è una strategia per prendere il prodotto quasi finito e portarlo sul palco. Quindi tutto quello che è ipertrofia è lontano da loro e da tutte queste strategie. Per cui anche, cioè, dovrebbe essere l'atleta che è pronto, tu gli fai fare quelle 12 settimane di lavoro in un certo modo. Per cui logicamente il discorso dell'allenamento, eccetera, vedo che utilizzano molto il discorso del CrossFit, bene o male, io ho visto molto, per quel che è, ho visto molto l'utilizzo di complementari di forza, quindi una parte componente di forza molto breve, e poi tutto lavoro molto metabolico a grande sinergia sistemico per appunto incentivare l'utilizzo dei substrati, l'utilizzo dei carboidrati, bene o male. Ognuno ha la sua metodica e credo che ognuno facendo quello che fa sappia che risultato può andare ad ottenere. Assolutamente. Io non credo che loro non sappiano il risultato dell'incontro al quale vanno incontro, comunque incontro al quale, verso il quale dirigono l'atleta. Poi sta all'atleta anche decidere, no, guarda, questo non è per me. No, è assolutamente quello. Cioè, io lo dico perché ci sono atleti che sono super condizionati, atleti che si trovano benissimo, eccetera. Quindi hanno sicuramente avuto il merito di sbloccare e dire: guardate, non serve soltanto far questo, si può fare anche quest'altro. Se ti ci trovi bene, funziona bene, se non ti ci trovi bene, non funziona bene. Credo che dipenda sempre da un rapporto sano tra l'atleta e il preparatore. Ovviamente il Giusto. preparatore dovrebbe analizzare bene l'atleta in base a varie caratteristiche, giovane età o meno, quindi esperienza, inesperienza, livello di consapevolezza che l'atleta ha di quello che sta facendo e in base a queste variabili indirizzarlo al meglio. Poi sta anche all'atleta decidere: sì, forse do retta al mio preparatore che mi ha consigliato questo, no, voglio diventare più grosso, no, voglio Certo, diventare più tirato. da Ognuno ha vedere. il suo bodybuilding, ognuno ha il suo spettro autistico. Senti, ascolta, volevo chiederti, da un punto di vista di alimentazione, partiamo con l'alimentazione, come è cambiato il tuo approccio nel corso di tutti questi anni? Quindi dalla prima gara, e non ti parlo soltanto dell'approccio in contest prep, ma ti parlo proprio della gara vera e propria, dell'off season anche, di tutta le sperimentazioni che hai avuto, gli approcci che hai utilizzato, tutto il resto. Come è cambiato e come si è evoluto? Cosa ti ha dato? Come cosa mi ha dato? Cosa mi ha Perché, dato? Un sacco. sai, Sì. la cosa bella del parlare con chi ha tanti anni di agonismo, comunque di esperienza fatta in un certo modo, è che avendo sperimentato cose diverse, riesce a dare avere quella visione di pro e contro di ciascun approccio, ciascuna cosa. Io più che altro mi viene in mente qualcosa da dire che non riguarda tecnicismi né altro, ma semplicemente il risultato della mia esperienza. Quello deve essere. Tecnicismi Quello non ci che alla fine interessano. sì, credo che sia, se non più importante del tecnicismo, comunque 50-50. Quello che mi viene da dire è riguardo come ho concepito la dieta e la metodica alimentare. Io ho sempre, come ti dicevo prima, ho sempre avuto il mio culturismo, il mio bodybuilding, eccetera, che è fatto sostanzialmente di muscoli, che non ha avuto mai niente a che vedere con le ricette fit e altro.
Muscoli, quindi era la parola d'ordine. Le off-season era mangia e anche sporcati, non fa niente. L'importante è che sale il peso, l'importante è che arriva il pump, l'importante è che ti diverti, che vedi allo specchio i risultati tangibili. Non fa niente quanto ti sporchi. Questa cosa, per fortuna, durante gli anni è andata sempre di più diminuendo. La cosa che non è andata diminuendo invece è stata la concezione che alla fine quella doveva essere per forza, della contest prep, che è diventata man mano anche magari sempre più lunga, dai 3 ai 4, poi 5 ai 6 mesi di preparazione per una gara, ed è sempre stata fame, fame, fame. Devi tirarti, devi tirarti, devi... anche se magari non si direbbe, perché non sono mai arrivato particolarmente qualitativo, infatti non sono mai spiccato per quella dote. Però quello credo che sia stato il risultato di masse fatte, masse così spinte e dell'aver gareggiato tutti gli anni. Per cui i primi 6 mesi ero grasso, gli ultimi 6 mesi ero magro, non da gara. Quello che mi piacerebbe dire come risultato quindi della mia esperienza è sì, ok, muscoli, però date sempre un occhio all'ABF se volete gareggiare. Prendetevi il vostro tempo per arrivare ad una condizione accettabile dalla quale far partire una contest prep e poi fatela partire. Non partite in contest prep da grassi, arrivateci man mano, piano piano. Prendetevi il vostro tempo, insomma. Perfetto. Magari un consiglio sicuramente rivolto ai ragazzini che si vogliono affacciare a questo mondo. Sì, Ma no, fondamentalmente è questo, perché non... Dimmi. Mi ti faccio questa domanda. sono un po' impallato comunque, questo la taglio. No, 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 vai tranquillo, vai tranquillo. Stavo facendo vedere le tue foto. E mentre parlavi un po' della condizione di gara qua su Instagram, e ti voglio fare questa domanda: come hai detto te, sei sempre risaltato per le masse, soprattutto perché Sì, comunque un atleta in NBFI che mi sale a HP più 20 o comunque 100 kg sul palco per 1,78-80 m. E ti chiedo: non è forse proprio questo bulk spinto che tu hai fatto che ti ha permesso di ottenere o comunque di costruire così tanta massa, così tanti ma io volumi? credo che sia fondamentale avere della body fat in più per avere poi degli incrementi sul peso esterno, sul carico esterno, Sì. che poi si traduce per forza di cose anche un po' più di carico interno. Cioè, l'allenamento ignorante, sì, ma okay, fino a un certo punto non Certo. bisogna essere del tutto cani quando si va a spostare quel peso da destra a sinistra. Sì, i muscoli, il carico è propedeutico per i muscoli, per cui ci vuole il carico, per il carico ci vuole anche un po' più di cibo, che equivale per forza di cose anche un po' più a massa grassa. Però la visione generale di quello che voglio dire è sì, muscoli, però dilatate i tempi, non gareggiate anno per anno per anno per anno. Se volete muscoli, se volete fare i culturisti, allora sì, vi dovete sporcare, almeno all'inizio, Bravo. secondo, terzo, quarto anno, in maniera graduale, in maniera controllata, periodizzando, facendo periodizzazioni ondulate, per l'amore di Dio, mantenendo sempre medie umane, medie caloriche umane, e non gareggiare ogni anno, soprattutto se a determinate condizioni nature. Ci si fa male, perché col culturismo natural ci si può anche fare male, se uno non rispetta il proprio corpo, cosa che io non ho mai fatto, ho sempre spinto sull'acceleratore, ho sempre detto, ma sì, lastricarsi, prego, 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 prego. Prego, prego. Ho sempre letto, per l'amor di Dio, però una certa dici basta. Certo. Ti rendi conto poi, dopo che l'hai fatto, che certe metodiche, cioè fare bulk spinti, per poi andare subito dopo a ritirarsi da gara,
potrebbe non essere fisiologico, capito? No, questo assolutamente, però Perché io la cosa che vedo è questa, che... questo era il punto di quello che volevo dire. Sì, no, 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 questa... Prendersi il proprio tempo per passare da una preparazione da un bulk, spinto o meno, per l'amor di Dio, se spinto ovviamente dilatare maggiormente i tempi, e una contest prep, dilatare i tempi, non voler gareggiare ando dopo ando. No, questo è sicuramente preziosissimo come consiglio, mi ci ritrovo. E quello che noto è che sempre un punto di arrivo per tanti atleti è questo, che, e dimmi se ti torna come discorso, all'inizio della propria carriera agonistica in particolare, si tende sempre a spingere in termini di massa, cioè si fanno masse molto spinte, ci si sporca tanto, si prendono tante calorie e tutto il resto. Pian piano arriva la consapevolezza di non dover o non volere spingere così tanto, e quindi interviene la necessità di controllare un po' più la BF in bulk. E quello che mi chiedo io è questo effettivamente poi il percorso migliore? Cioè, non è che è proprio così che si dovrebbe fare. All'inizio spingo tanto, poi quando vedo che riesco a gestire più mole calorica, che arrivare a certi livelli di BF inizia a essere impegnativo proprio per il cibo che devo mangiare, che ho costruito tanto in termini di volume, allora posso permettermi di fare masse un po' più conservative. Ti parlo a livello di BF, al di là dei tempi. Io credo che sia soggettivo, cioè non che sia soggettivo, dipende dalla scuola con la quale viene cresciuto l'atleta sin dagli inizi, che poi per forza di cose è un imprinting che gli rimane nel tempo e che tenderà a trasmettere anche lui a sua volta. Io sono nato in un ambiente old school, per cui si spingeva, si mangiava, non c'erano diete, non c'erano assolutamente grammi di riso, non c'erano quasi le cup of rice, c'erano TBSP, che è lo spunto, come Sì, essere, sì. mangia, 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 e fino a che non diventi una palla, comunque sia, l'importante è che bevi. Credo che molto dipende dalla scuola, prima, dipendeva principalmente dalla scuola di pensiero, nella quale l'atleta che iniziava si ritrovava dentro. Diceva, ah, ok, si deve spingere, si deve mangiare. Cioè, adesso i social, secondo me, rivestono un ruolo importante nella formazione sin dall'inizio del ragazzino, perché il ragazzino, ancora prima di entrare in una palestra, si scarica Instagram dell'Apple Store. Una volta scaricato Instagram, lui si vede tutti quanti che sono tirati, che sono anche pure grossi, per l'amore di Dio. Poi tutto l'anno. Sono grossi e tirati tutto l'anno, mangiano il cazzo che gli pare, i donuts, concetti sbagliati della If It Fits Your Matters, cioè che sarebbe decontestualizzazione Sì. della If It Fits Your Matters, tutto il resto. Credo che tanto in questo intervenga quindi anche il social. Quanto Sinceramente non mi sto interessando tanto, non è che non mi sto interessando, non sto guardando, non sto vedendo più tanti ragazzini proprio allenarsi, o comunque tanti ragazzi entrare nel mondo del culturismo con la voglia di voglio avere i muscoli, dicendo voglio avere i muscoli. Non tutti vogliono più i muscoli, vogliono tutti magari più la tartaruga. È vero. che non c'entra niente quindi con quello di cui mi parlavi tu, quindi di culturismo. Io sinceramente masse sporche non ne sto vedendo più. Persone che gareggiano se ne vedono sempre meno, anche se paradossalmente poi il livello si alza. Anche le ultime gare, natural, non natural, il livello comunque è più Sì. alto. Ai livelli più bassi, quindi ai livelli della plebe, ai livelli miei, poche persone si interessano ai pesi, al mondo delle competizioni, ai muscoli in generale, per cui Assolutamente. masticarti, va bene pure questo, però. Senti, Pier, com'è invece cambiato il tuo approccio all'allenamento? Perché mi sembra che comunque tu stai molto focalizzato su questo aspetto. Nel senso che anche per il tuo background, e io mi ci ritrovo totalmente,
diciamo, è una visione del bodybuilding comunque bene o male allenamento centrica, no? In realtà sì, no, è allenamento centrica perché allenarmi mi piace. Allenarmi mi piace, non mi sono Oh, mancato. l'ha detto. È Allenarmi arrivato. forte mi piace, allenarmi forte anche mi piace. Io, come ti dicevo, sono nato in un ambiente molto old school, per cui la mia palestra preferita era la Conan. Il mio prototipo di palestra è la Conan Gym, che magari molte persone conoscono, magari molte no. È una palestra, era, adesso si è spostata, ha cambiato sede, comunque la sede vecchia vedeva per terra, davanti il rack dei manubri c'erano gomma, cioè c'erano pezzi di plastica Sì, buttati e là. compensato per terra al posto del pavimento. I pesi andavano sbattuti, non vanno poggiati per terra. Tu finisci la serie, li butti, non li poggi. I pesi sulla macchina appena usata andavano lasciati lì caricati. Sennò poi è una fatica perché arriva, devi Chi la usava rimetterla. dopo se la scaricava. E si spingeva forte e non si usava l'asciugamanino sulla panca. Molti possono avere una reazione black, che schifo. Invece io mi sentivo a casa, cioè era molto. Entrare là dentro bisognava fare appello al proprio istinto, non dico di sopravvivenza, però più primitivo possibile, insomma. Ed era lì che alla fine si incontrava e si capiva, si incontrava chi si allenava veramente, dal quale si capiva e si imparava come ci si allena veramente e quali sono i propri limiti. Mi piace la tua definizione, animale da palestra. Mi piace un sacco. E insieme ai ragazzi che vedo sempre meno allenarsi o comunque indirizzati verso il mondo del culturismo o anche gare, e anche questa è una cosa che vedo sempre meno. Ragazzi che spingono, purtroppo non mi è capitato di vederne molti, né dal vivo né sui social. La mia visione dell'allenamento è cambiata. No, non è cambiata. Oscillo tra cedimento e non cedimento, perché per quanto possa essere fondamentale il cedimento in una preparazione, in una programmazione, una programmazione che sia sensata vede anche l'assenza di cedimento, per cui Cosa intendi tu per cedimento? tecnico, cedimento tecnico, Quindi ci sempre sono assoluto. anche dei momenti in cui non arrivi al cedimento tecnico? Ci sono anche movimenti, sì, ma solitamente non per lunghi periodi, ad esempio 2 o 3 settimane, ci tolgo il cedimento, poi ritorno, anche perché è difficile per una persona alla quale piace allenarsi non arrivare al cedimento. C'è sempre quella voglia di, Di dai, ma premere. posso spingere, perché non posso spingere? Posso spingere perché non devo spingere. Però è fondamentale elevare questa, abbassare l'intensità sotto questo Come aspetto. lo decidi? Come le strutturi queste settimane in assenza di cedimento? In assenza di cedimento, Cioè, nel allora, senso, partendo dal presupposto. come quando le inserisci, con quali logiche? Può sembrare una cosa abbastanza ignorante, però nell'ultimo periodo nel quale quindi mi sono allenato, mi sono seguito, tra virgolette, da solo, mi sono gestito così. Semplicemente quando arrivavo ad avere segnali. Non si parla mai di sovrallenamento, si parla di sovraffaticamento, affaticamento maggiore della norma. Più che alzare le calorie, ho teso a diminuire l'intensità dell'allenamento, in particolare a diminuire le sessioni allenanti fino a scendere a 4 sessioni allenanti per settimana, intendo. Partendo dal presupposto che quindi sia un cedimento sempre comunque tecnico. Perché mi interessa, negli ultimi anni mi è interessato molto di più andare a colpire in maniera specifica un muscolo e non quello vicino, come ad esempio tricipite e spalla. Volevo colpire il tricipite e non o i trapezi o il deltoide posteriore, anche se è un esempio. Quindi che si differenzia il cedimento tecnico dal cedimento
cheatato, tra virgolette, perché comprende meno muscoli, quindi ha un minore impatto metabolico, il cedimento tecnico. Comunque sia, tendevo a scendere sotto da 5-6 allenamenti a 4 allenamenti a settimana. Quando iniziavo, ti dicevo, a vedere sintomi di sovraffaticamento, diminuivo, toglievo, tolgo, lo faccio tuttora, tolgo il Quindi uno cedimento. scarico. Oppure quando, no, oppure quando scarico per scarico, che intendi? Scarico d'allenamento, cioè nel senso arrivo all'overreaching, scarico, lavoro in Lo buffer. scarico per me è passare la sera a 4. Sì, però dico anche diciamo tornare a lavorare in buffer. Lo concepisci, diciamo, come Sì, scarico? Sì. diminuivo il volume, diminuivo l'intensità passando dal cedimento al buffer, ma non era poteva anche essere che in una settimana facevo solo una o due serie a cedimento. Comunque diminuivo l'intensità diminuendo il cedimento, o del tutto o parzialmente. Non è mai stato poi qualcosa di schematico, perché non è che sì, entravo in palestra con l'idea di sapere che cosa fare a grandi linee, ma a grandi linee non è per forza sempre sbagliato. Io mi ci sono trovato bene con il a grandi linee, perché sapevo che mi volevo allenare in 4x8, per esempio, però se mi volevo allenare, se sentivo la capacità o comunque la necessità di doverne fare di più, perché non avevo colpito il muscolo target, per esempio le fibre clavicolari del pettorale, inserivo un'altra serie, un'altra due serie, un altro esercizio che credevo che mi avrebbe aiutato meglio a reclutare quel tipo di fibre. Insomma, era sempre un po' a grandi linee. Il mio tipo di allenamento non è mai fisso, non segue mai uno schema rigido, per esempio, come quelli che ho letto. Invece, se c'è scritto 4x8, perché ne fai un'altra di serie? C'è scritto 4x8, che per l'amore di Dio, sapersi allenare con poche serie, poi apriamo anche un altro discorso, significa sapersi allenare e non dover ricorrere a serie accessorie extra, che sicuramente il sintomo è sinonimo di sapersi allenare. Però, ecco, a grandi linee, cioè. Guarda, a me la cosa che piace è proprio questa, che tu adesso hai detto sembrerò, non so, hai detto sembrerò stupido, sembrerà stupida come cosa, Ignorante, ignorante. ignorante. È tutto l'opposto di ignorante, nel senso che è quello a cui io sono arrivato poi relativamente presto in realtà, perché pure io sono cresciuto in un ambiente abbastanza old school, è che sull'allenamento non puoi fare schemi, calcoli. Io vedo molti preparatori che dicono, che hanno detto ad atleti, eccetera, allora, questo è il programma, ti dura 5 settimane e poi c'è lo scarico. Perché? Cioè, che succede dopo 5 settimane? Cioè, che ne sai? E la cosa che faccio anch'io, ad esempio, proprio là, la cosa che mi diverte è questa, che io poi dico sempre, non vado a cedimento, non lavoro a cedimento, il cedimento non c'è. Perché? Perché io cioè, scusami, lavoro sempre a cedimento e tutto il resto, perché io il non cedimento come te lo contestualizzo in fasi di scarico. E durante l'ultima preparazione ho utilizzato molto lavori non a cedimento. Dopo l'ultima competizione ho lavorato molto non a cedimento in alcune fasi. Quando sono in overreaching, tolgo la componente dell'intensità al cedimento. Oppure diminuisco molto i carichi e lavoro su rep range alti. Però il discorso è proprio questo. Perché è una componente da periodizzare, assolutamente. Però devi sentirla la necessità. E devi anche renderti conto di voler entrare in palestra, come dici te, dicendo: ok, forse faccio una serie a cedimento, ne faccio due, ne faccio. Boh, come mi sento? In base a questo, devo ascoltare il mio corpo, la capacità di ascoltare il proprio corpo, capito? Averci il dialogo, mi pare di averci fatto. Ci stavo pensando 2 o 3 settimane fa, mi pare che ci scrissi anche un post. La moda dei preparatori oggi impedisce un po' questa cosa, il saper avere un dialogo col proprio corpo, sapere quello che è una cosa difficilissima, e dopo anni di pratica sia un'abilità che si acquisisce, per l'amore di Dio, ci sta, quindi che all'inizio uno si faccia seguire. Però avere la capacità di avere un dialogo con il proprio corpo, sapere cosa lui ti richiede,
sapere cosa ti serve in quell'allenamento e a grandi linee saperti gestire poi in itere è fondamentale, secondo me. Assolutamente, assolutamente. Senti Pier, io affronterei qualche domanda perché sono arrivate un po' di domande nel post su Instagram, quindi ne prenderei qualcuna così anche ai ragazzi gli diamo un po' di risposte. Allora, Paolo Miccoli chiede: ti seguo spesso e ti stimo molto. Ci elenchi le differenze che hai riscontrato in termini di organizzazione, condizione degli atleti, luci, canoni di giudizio nelle varie federazioni in cui hai gareggiato? Anche a grandi linee, senza entrare A nel. grandi linee, ok, in certi tipi di federazioni distinguiamo in due tipi, quelle che vogliono essere natural e quelle che non vogliono essere natural. Esulando dal discorso preparazioni non natural, alle quali io sono favorevole, ognuno fino a che non interviene nella libertà di un altro, fino a che non limita la libertà di un altro, può fare il cazzo che gli pare, secondo me è una questione di libertà. Le federazioni natural dovrebbero prediligere atleti sui palchi meno rocciosi, meno quell'aspetto granitico, quell'aspetto dry eccessivo, leggermente più morbidi per quanto riguarda dal punto di vista del tiraggio e i muscoli, quelli che porti. Invece le federazioni non natural si estremizzano il concetto di culturismo, devi essere grosso e tirato. Fondamentalmente è questo. Poi nella pratica vai a vedere che le federazioni non natural, io ho visto tiraggi tosti, anche perché si faceva sempre più competitiva la situazione, sempre negli anni si è sempre fatta più competitiva, si è alzato sempre il livello. Atleti che io credo essere natural, che potrebbero entrare così in FBB tranquillamente. Assolutamente. Per cui la differenze dipende dai canoni, quelli che ho descritto. Poi le differenze pratiche dipende da atleta ad atleta. C'è l'atleta che sta strappato, che starebbe bene, che può andare nelle federazioni natural e potrebbe andare tranquillamente anche in quelle non natural, e poi ci sono ovviamente anche quelli che fanno, non dico cacare, però che non sembrano atleti da federazioni non natural, e in quelle natural farebbero ridere. Guarda, io credo che la differenza anche molto per un Perché alla atleta. fine poi il culturismo dovrebbe essere uno, Bravo, devi essere grosso e tirato in sì. tutti, in tutte le federazioni, in tutte le categorie, magari nella categoria dei physique devi avere determinate caratteristiche scheletriche, per quanto riguarda canoni femminili non me ne intendo, però anche lì viene in gioco principalmente la quantità di muscoli e di tiraggio. Il culturismo è uno, devi essere grosso e tirato. Esatto, il discorso è che sulle federazioni ci sono due differenze principali. La prima differenza è quanto la federazione investe negli show, perché parliamoci chiaro, ci sono federazioni in cui tu sali sul palco, non so, del teatro comunale, del paesino, sperduto, in culo a Dio, non è neanche Che un poi comunque palco. sono le migliori per iniziare. Sì, no, assolutamente, su questo non ci piove, eh. E ci sono federazioni che fanno lo show, veramente uno show, come anche ci sono le stesse federazioni che fanno gare sfig, tra virgolette, gare che sono grandi show. Quindi sicuramente un atleta che vuole gareggiare deve mettere in mezzo, ok, a che show sto andando, perché comunque, almeno per quanto mi riguarda, fare una preparazione della Madonna, perché comunque una preparazione è sempre una preparazione, portare una condizione da palco e poi salire su un palco che non è un palco, sinceramente mi rode, cioè mi butta proprio giù, mi butta tanto giù, mi spegne. E l'altro discorso riguarda i canoni, tendenzialmente ci sono delle piccole sfumature sulla federazione che vuole la bikini un po' più dry, quella che la vuole un po' più tonda, la federazione che vuole il classico un po' più piccolo e tirato, la federazione che lo vuole un po' più morbido, però queste sono differenze che, insomma, va analizzato di Comunque, federazione. per finire di rispondere alla domanda del ragazzo, io hai detto bene, la federazione vuole, perché è sempre quello che premiano i giudici che alla fine fa il canone della federazione.
si premia generalmente la stessa cosa in entrambe le federazioni, devi essere alla fine di tutto, alla fine di tutti i discorsi che uno vuole fare, sempre che grosso e tirato devi stare in tutte le federazioni, per cui nato, Assolutamente. non nato, grosso e tirato. Allora, proprio riguardo a queste differenze, c'era una domanda che da Ginger Block che ha fatto queste due domande di etica che mi piacerebbe affrontare con te, perché ci sono degli spunti che vorrei chiarire anche con tutto il pubblico. Allora, incontro davanti a me un professionista e vorrei fargli i complimenti per il lavoro fatto, ma come faccio a scindere tra il suo lavoro e quello dei farmaci? E poi un atleta 100% natural gareggia su un palco importante, riesce a superare molti partecipanti e avere un buon piazzamento. Com'è possibile che non abbia un minimo di riconoscimento in più? E credo che sostanzialmente intenda, ad esempio, faccio l'esempio adesso, ai British Finals ha vinto la Pro Card, ti dicevo Waterhouse, che è un atleta natural, ha vinto la Pro Card di FBB e lui era 20 kg sotto gli altri atleti come Classic. Lui dice perché probabilmente un atleta natural che gareggia in una federazione DOPED non viene anche portato a un piazzamento maggiore per il fatto che sia natural. Io la interpreto così la domanda. E la cosa di cui volevo parlare, a me sta cosa poi, questa profonda distinzione che viene fatta, che è prettamente italiana, tra natural e non natural, sinceramente mi sta sul cazzo. Proprio sinceramente. Perché da una parte è come dire: se sei doped, fatichi di meno. Se sei enhanced, fatichi di meno per arrivare alla condizione. E quindi io il natural lo dovrei premiare. Allora, se un atleta natural sale su un palco di una federazione enhanced, non è che i giudici devono piazzarlo meglio per il fatto che sia natural. Innanzitutto non lo sai se è natural o non, perché potrebbe essere anche un doped che si allena di merda. E ne ho visti, e ne ho visti. A volte, a volte. In secondo luogo, per dirlo, ad esempio. Perché allenamenti di back sembrano allenamenti di trapezio. Bravo, bravo, esatto. Io lo dico sempre, quando fai gli stacchi o il rematore, che il bilanciere parte sopra il ginocchio, si chiama shrug. Molti fanno sti stacchi. No, il discorso è che, ad esempio, tra i parametri di giudizio che io so che vigono in INBB, che è Federazione Natural, loro dicono ai giudici: se arriva un atleta che è palesemente dopato, ma proprio palesemente immenso è, lo dovete far vincere, punto, se merita di vincere. Poi dopo c'è il test antidoping, eccetera, però voi dovete giudicare quello che vedete sul palco. Non lo Ok? sapevo questa cosa. Assolutamente, assolutamente. Loro ai giudici dicono: Concordo, cazzo, concordo. scusa, ma che fai? Cioè, ah no, sei troppo grosso e troppo tirato. No, è bodybuilding, sto qua, se vuoi fammi il test antidoping. Se no, mi Bella fai scelta. vincere, eh. Sta poi al test dire se è doped o no, quindi andare poi a togliere la vittoria. Quello, se tu prendi un atleta, Andrea Muzzi, amico Andrea, lo prendi, lo mandi a gareggiare all'italiano NBB, lui prende e gli danno la pro card, gli danno tutto quanto, vince tutto quanto. Poi dopo al test antidoping risulta quel che risulta, però non è che dicono: ah no, quello è troppo grosso e troppo tirato, via, lo mettiamo alla fine. Cazzo, che è quello che dovrebbe essere giusto, come anche se mi sale un atleta all'Arnold, per dire, a Columbus, che c'è la sezione amatori che è open, ti arriva un atleta che è, o qua Alicante, l'amateur di Alicante che c'è stato in Spagna, arriva un atleta che è 50 kg bagnato, microscopico, non è che può salire e dire: vabbè, ma io sono natural, e che cazzo mi frega, sei osceno, fai cagare al cazzo, entri da una parte e scendi dall'altra. Scusa, che discorso è? Perché la cosa che la gente si perde, anche questa, non è che, cioè, come dici te, il bodybuilding è uno, però allo stesso tempo i sacrifici che si fanno per portare una condizione da palco sono gli stessi. In realtà forse anche avendo la possibilità di spingere un po' più l'acceleratore quando sei enhanced, può diventare peggio anche assumendo farmaci, perché ti permettono di arrivare un po' più un po' più in là, capito? Di sfidare ancora di più le leggi che regolano Assolutamente. il tuo corpo, della fisiologicità, della situazione. Assolutamente. È diciamo una strada d'accesso, almeno poi è così che è nato e La così. fame è uguale, la fame è uguale, anzi Bravo. aumenta Cazzo. se prendendo determinate cose, però ti permette di avere un maggior risultato perché aumentando la fame vuol dire che aumenta anche la lipolisi, aumentando la lipolisi hai più righe sul culo. Esatto. Più righe sul culo significa più fame.
No, è questo il motivo per cui, almeno come è stato interpretato il doping sin dall'inizio, che è una cosa che sfugge, purtroppo vedo che ancora sfugge a certi soggetti che pensano che la clinica sia il driver principale. Nasce per poter stare più a dieta, poter spingere più con la dieta e poter spingere più con l'allenamento. Non perché dieta e allenamento valgono meno, ma perché valgono tanto. Quindi è appunto un aspetto enhanced di quello che puoi fare in dieta allenamento. Non è che da solo ti dà il risultato. Logico, c'è una componente che migliora e tutto, ok, però è un modo per spingere di più in allenamento e per stare più a dieta. Ma io infatti li chiamerei amplificatori. Sono Esatto, comunque farmaci, enhanced, comunque esatto. fanno male perché fanno male. Assolutamente. Vengono utilizzati, e io sì, all'inizio quando avevo 17-18 anni avevo il cruccio, ma perché la gente deve prendere quelle cose? Ma io per essere competitivo come loro devo prendere anch'io quelle cose. Ma perché devo essere costretto a fare questo? E che ci stavo male. Ci stavo male, poi ragionamenti da bambino ingenuo che non avevo ancora capito come funziona il mondo. Almeno te lo chiedevi, Però ho visto che. almeno te le chiedevi queste cose, perché ormai vedo proprio caramelle. Io tuttora faccio fatica a comprendere la mentalità di alcune persone, per amore di Dio, però ognuno fa, come ho detto prima, fino a che non interviene nella mia libertà, nella mia Sfera. sfera, tu puoi fare il cazzo che ti pare. Sono farmaci che aumentano la tua. Qual era la domanda? Aspetta, poi me la ripeti. No, Comunque, io sì. li chiamerei appunto amplificatori perché aumentano i risultati, aumentando però anche tutto il resto, hanno degli effetti collaterali, dose dipendente. Più ne prendi, più ti fanno male. Però più ti fanno male, non è detto che manco, più ne prendi e più ti fanno crescere. Poi quello è un Per cui discorso un po' più. vanno utilizzati intelligentemente. Sicuramente sono due tipologie di etiche diverse, utilizzare o non utilizzarli, ognuno fa le sue scelte. Allora, guarda, la prima domanda che aveva fatto era: incontro davanti a me un professionista e vorrei fargli i complimenti. Come faccio a scindere tra il suo lavoro e quello dei farmaci? Credo che intenda come faccio a No, 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 ho capito. capire quanto sia impegnato lui e quanto sia merito dei farmaci in percentuale. Allora, la prima, sai cosa mi è venuto in mente? L'ultimo, credo che sia l'ultimo, prima e dopo, di Nick Walker. Non so Vado. se ce l'hai presente. Guarda, vado a prenderlo su Instagram perché non ce l'ho presente. Però sì, ah sì, l'ha postato stamattina? No, 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 l'ho visto Ieri? ieri. Ieri, eccolo. Eh sì, assolutamente. Ok. Non so cosa ne pensi tu, però io la prima cosa che ho pensato è, ok, ci ha messo del suo. Nella prima foto io mo sarò troppo stronzo, sarò troppo critico, però ci ho visto un ragazzo che di speciale e di particolare non aveva niente. 159 libbre sul palco. Io nella Quindi. destra, nell'immagine di destra, ci ho visto un ragazzo che aveva le stesse caratteristiche di quello a sinistra, ma ci ha messo anche dell'impegno. Dell'impegno insieme, ok, anche dei farmaci. Le persone dovrebbero capire che la potenzialità di raggiungere un determinato fisico è dettata dal tuo codice genetico. Il tuo codice genetico, secondo me, per metafore, sarebbe bene descriverlo come la lunghezza della strada che tu puoi percorrere. Ci sono persone che si devono fermare ad un determinato tipo di fisico che sta a 100 metri dal punto di partenza perché oltre quello il codice genetico non va. Ci sono altre persone che possono fare chilometri, natural, non natural, però a quel risultato ci possono arrivare. Ovviamente ci arrivano più facilmente, più facilmente, sempre che la strada la devono fare. Con l'utilizzo di farmaci. Guarda, sono perfettamente d'accordo, nel senso che, ecco, stavo facendo vedere un po' di Nick. Allora, Nick in realtà. Sicuramente qualcosa avrà sbagliato guardando i polpacci, guardando le vene che presenta i Sì, polpacci, guardando la varicose. struttura. Non è delle migliori. Però i farmaci non ti regalano niente. Cioè, se tu ti punzecchi il culo e non ti alleni e non fai la dieta, non ti tiri, No, non assolutamente. cresci, Guarda non Piero, succede.
Ho visto gente che caricava pesantemente, ma pesantemente ti parlo veramente pesantemente, che superavano il grammo, che stavano sotto halo, che stavano sotto di tutto e di più. E ti giuro, tu li vedevi e a stento potevi dire che erano iscritti in una palestra, proprio a stento. E sì, forse fanno un po' di attività sportiva. Quindi, perché? Perché Certo. poi vai a vedere, non si allenano, non fanno la dieta, non si allenano, però soprattutto non si allenano. Il discorso è che non c'è possibilità di scindere. Diciamo che con un po' di esperienza lo vedi l'atleta che è molto carico di farmaco e l'atleta che è più pulito. Guardate anche la Ma differenza. Vabbè. secondo me nemmeno, scusami se ti interrompo, secondo me nemmeno. Secondo me sia una visione un po' più giusta della situazione, si potrebbe rispondere alla domanda facendo quindi questi due esempi: amplificatori, farmaci visti come amplificatori e genetica vista come lunghezza della strada percorribile. Ovviamente, se ci metti il farmaco, arrivi più veloce ad un determinato punto, ad un determinato obiettivo, che magari da natura non riusciresti ad arrivare, al quale non riusciresti ad arrivare. Però di base non è che siano distinguibili, esatto. No, no, Secondo me assolutamente puoi neanche dire tu ti do. Ovviamente se vedo un Ronnie Coleman, io non penso che sia nato. no. No, ma Però allora, non capire se cioè, a un certo punto che uno sia doped è anche palese, non è quello il discorso, però capire quanto stia caricando, tra virgolette, coi farmaci e quanto invece sia genetica o quanto sia allenamento e alimentazione, perché io personalmente i risultati migliori sugli atleti con cui ho parlato, che ho conosciuto, eccetera, l'ho sempre visti a dosaggi di farmaci medi. Non ho mai visto un atleta bello caricare tanto di farmaci, perché i side che hai, l'impatto proinfiammatorio, eccetera, comunque non ti dà quella qualità, quel lavoro, eccetera, che ti dà tenere un livello medio, che ovviamente per un professionista un livello medio è alto, però c'è cioè, un atleta che sta, difficilmente ho visto atleti che veramente spingevano a 7-8 grammi essere belli, Io erano da non buttare. ti ho mai creduto che No, no, fosse una io cosa. ne ho visti che spingono No, così dai, tanto, ma sono da impossibile. buttare. Te lo giuro, te lo C'è giuro. sangue con la marmellata, Te dai, lo quindi giuro aspetta. e ti giuro, ti giuro. Poi va a capire che cosa hanno in corpo e tutto il resto. Però ti giuro che l'ho visti e non erano, cioè a stento riuscivano a vincere una Pro Card. Proprio perché professionisti stanno a livelli bassi, sia perché hanno un aspetto recettoriale diverso, sia perché c'è il focus sull'allenamento e l'alimentazione che ti permette di lavorare in un certo modo, che è quello il vero driver, capito? Però è indistinguibile perché magari c'è l'atleta che veramente con una cazzata ti esplode perché c'ha una genetica recettoriale, una genetica di suo, perché c'ha delle inserzioni per cui risulta veramente bello a vedersi anche con poca massa. Cioè, se io ti dico un Terrence Raffini, cazzo, pesa 78 kg sul palco. Cioè, ci sono atleti natural molto molto più pesanti. 78 kg sta all'Olimpia adesso. Capito? Quindi non ha, ma perché? Perché non ha bisogno di queste masse immense per essere impressivo. Pure Cambronero mi sembra che fosse 80 kg. Ai British Finals di media i classic erano Ma Cambronero, 100. tu l'hai capito perché sta con la testa sempre? C'ha un suo difetto, non so cosa, per cui per tenere la posizione deve star così. È un discorso nervoso da quanto ho capito. Però Serio? Ah, sinceramente, quindi ne hanno parlato, ne ha parlato. da qualche parte sì. Però è esilarante come cosa, perché sembra che prenda per il culo il mondo intero, perché si vede che dove più bicipite, side chest. Da dietro mi sa che non lo fa, però. Forse no, è vero, forse c'è ragione. Forse no. Comunque, per ritornare al discorso, È impossibile, quindi io non mettetevi sento. l'anima in pace, questo è il succo del Ma non è discorso. impossibile. Quando un risultato è fuori dalla norma, non è perché è stato conseguito con le scorciatoie, è sempre un risultato lavorato. Bravo. Poiché non prendiamo ad esempio Terence Raffin, perché veramente lì si parla di strutture scheletriche extraordinarie, ma non per l'Italia, non per l'Europa, per il mondo. Non parliamo di parliamo di risultati che quando tu li vedi, il tizio sale sul palco, tu lo vedi, minchia, vorrei avere quel fisico, cazzo. Allora là, quello è un risultato degno di nota, straordinario, straordinario.
Applaudi e basta, non ti stare a fare questa domanda quanto di quello è dovuto a questo e quanto di quello è dovuto a quell'altro. Ma non ne capisco il Domande senso. millenarie che da, non millenarie, no, da anni ci si fa questa domanda. Ma non ne capisco il senso. Io personalmente non ne capisco il senso. Cioè, che ti cambia? Ma è giusto che uno alla fine se le faccia queste domande perché inizia magari a prendere confidenza, a ragionare, a masticare il futuro. Però alla fine, cioè, uno capisce pure che certe domande non ha senso farsele, perché a parte che non si può rispondere, non si può rispondere Ma anche se si per grazie, cioè, rispondesse. in parte descrivendo cos'è l'utilizzo di farmaci e il non utilizzo, e cosa comporta, e come interviene il farmaco nell'allenamento, eccetera. Per il resto, che vuoi dire? Applaudi, cioè, ti piace il fisico, applaudi, mettiti in palestra e spingi, fai la dieta. Quello. Cioè, nel senso, Prova a io quello che dico è. diventare così, se non ci diventi dopo anni, perché comunque è una cosa che sconsiglio l'utilizzo di farmaci nei primi anni dell'allenamento, lo sconsiglio categoricamente, assolutamente. E per il resto poi, dopo i 5 anni di allenamento, Fai quello che ti pare. se proprio vuoi, vai, va bene, cioè, chi A sono Roma io si per dice fai un po' dirti? quello che ti pare. È un po' quello che ti pare. Ognuno fa le sue scelte, che io non sono nessuno per mettere bocca sulle scelte di un altro. Fallo, cioè, utilizza se proprio vuoi utilizzarlo, se Ma il no. discorso è che posto che tu riesca ad avere una risposta precisa, ok, ti viene una persona, risposta A. Sta così bene, tutto il resto tanto tanto grazie a merito dei farmaci. Risposta B, sta così bene, ma il contributo dei farmaci è stato minimo. A te, che te cambia? Cioè, che cosa succede poi, all'atto pratico? Che fai? Vai in palestra, fai le cose diverse, eccetera? No, perché comunque tu devi spingere sempre al massimo l'allenamento, devi sempre fare la dieta con senso. Se vuoi utilizzare farmaci, devi salire gradualmente, fare quello che è, farli con logica, anche in quel caso, senza stare a buttare olio su olio su olio su olio random, perché ti fai più male che altro. Quindi tu comunque il tuo percorso è sempre quello, devi farlo al massimo delle tue potenzialità, quindi non ti cambia assolutamente niente, perché te siete quell'atleta e quell'atleta, due persone diverse totalmente. Quindi non vedo il punto, tutto Uno qua. Bene, sport individuale, è uno sport individuale, appunto. Comunque, vabbè, sono discorsi da. senti Pierra, ti ho rubato già un sacco di tempo. E io ti ringrazio per aver partecipato a questo podcast, sei stato veramente fantastico, mi ha fatto un sacco Ringrazio te, piacere. figurati. E sicuramente lo riorganizziamo, e anche per i ragazzi che faranno altre domande, mi scriveranno su Direct perché vorranno altri argomenti, altre cose, perché poi ogni podcast, ogni cosa è sempre motivo per la gente di si accendere le Assolutamente, campanelle. sarebbe più che un piacere, Quindi assolutamente. la riorganizziamo sicura. Io nel frattempo ti ringrazio. Ragazzi, poi qualsiasi domanda scrivete qua sotto, anche su YouTube, nei commenti, o scrivete a Pierre sul suo Instagram, ve l'ho fatto vedere prima. E quindi qualsiasi approfondimento potete scrivergli. Pierre. Non sono, spero di essere stato esaustivo, di essere stato chiaro, insomma, anche se un po' mi sono perso nell'esposizione, perché non è che sono proprio così tanto abituato a parlare davanti a una Ti ci telecamera abituerò e pian soprattutto piano. la. Eh? Ti ci abituerò io pian piano. Vai, sono contento, ci sta. Bene, ti ringrazio allora, Pier. Ti Grazie a te e saluto. buona giornata. Aspetta, Pier.